Sergio Contessa, ma non solo. La fascia sinistra del Teramo, al netto di Alberto Tentardini, cerca il suo nuovo padrone. E quello è infatti il ruolo mancante in casa biancorossa che il mercato dovrà portare in tempi brevissimi, anche se l'ex Monza ha dato garanzie amplissime in questa prima parte di campionato. Altra idea è quella di Daniele Pedrelli della Vispesaro, ma in generale l'intenzione sembra essere quella di affiancare un profilo esperto al giovane Tentardini. Il ritorno sarà complicato e la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata. Peraltro Contessa, il cui ingaggio è comunque elevato, è un giocatore che Tedino ha rincorso vanamente quando sedeva ancora sulla panchina del Pordenone. Grande curriculum, ma soprattutto propensioni offensive e difensive fatte praticamente allo stesso modo. C'è stato un contatto tra il Teramo e la Feralpi Salò e questo è un dato di fatto, come ha anche fatto capire l'entourage di Contessa, che tuttavia non ha ancora parlato con la dirigenza del Diavolo, che attende prima di capire i margini di manovra con la società lombarda, prima di mettersi al tavolo col giocatore. Anche perché ai Leoni del Garda interessa Riccardo Martignago, in uscita proprio dal club biancorosso, e che potrebbe fare il percorso inverso, sempre che l'Alessandria non sia più convincente nel cercare di arrivare all'attaccante. Altro profilo è quello di Daniele Pedrelli, 31enne di Fivizzano, in forza alla Vispesaro, titolare quasi inamovibile della formazione marchigiana. Questione attacco, su Cianci l'Avellino è andato ben oltre il semplice sondaggio, Capuano lo vuole dopo l'infortunio grave occorso a Charpentier, gli Irpini hanno bisogno di una prima punta, ma il 19 gennaio c'è Teramo Avellino e la società biancorossa non vorrebbe ritrovarselo subito contro. Per questo il discorso Martignago sembra più avanzato, mentre in entrata Barisic e Curiale attendono di sbarcare in Abruzzo, individuati dal Teramo come rinforzi adatti per consentire a Tedino di avere parecchie soluzioni in avanti. Per il momento invece non trovano riscontro le voci che vorrebbero il Diavolo interessato a Rocco Costantino dopo l'inseguimento vano del gennaio 2019. L'attaccante in questo frangente attende di capire quale sarà il suo futuro con la Triestina e solamente dopo valuterà il da farsi. Non è un mistero che il profilo piace, ma i due del Catania sembrano più avanti, almeno nei discorsi intavolati. Intanto oggi la squadra torna al lavoro, domenica dopo quasi un mese di stop torna il campionato direttamente con la seconda giornata. Teramo vuole partire forte, cercando di migliorare a Lentini quel rendimento in trasferta che ha condizionato la seconda parte del 2019.